All'uscita dalla guerra, l'allora Valturio, comprensivo dell'attuale Istituto per Geometri Belluzzi, diede un contributo fondamentale alla ricostruzione di Rimini, distrutta dai bombardamenti e dal passaggio del fronte. Diversi ex alunni valturini, una volta diplomati geometri, progettarono infatti gli edifici sorti da cumuli di macerie in una città distrutta per l'83%. Regista dell'incontro di oggi, promosso da Scuola, Comune e Istituto della Resistenza, è stato il figlio dello storico Amedeo Montemaggi, oggi docente al Valturio. Il senso dell'iniziativa di oggi vuole essere quella di ricordare il momento della liberazione di Rimini, 70 anni, non soltanto come momento diciamo, di liberazione e quindi di una nuova vita per la città, ma anche del fatto che la società andava ricostruita, perché la città liberata era una città distrutta e quindi volevamo riproporre l'attenzione della cittadinanza, questo che era un tema molto, molto sentito, come ricostruire la città, e la scuola Valturio come ha reagito in questo senso formando le nuove leve. La scuola Valturio all'epoca aveva anche la sezione geometri, che furono quelli che poi si occuparono della metodologia e materiali di costruzione della città. Perché è importante che i ragazzi conoscano queste storie? È importante perché purtroppo nel mondo attuale sembra che la storia o il passato siano qualcosa da dimenticare, sia qualcosa che non ci riguardi, che esista solo il presente e il futuro. In realtà il presente è figlio del passato e quindi certe scelte che noi viviamo, che dobbiamo compiere in questo momento, sono frutto poi di decisioni del passato. E allora è importante capire perché certe decisioni furono prese e quali erano le motivazioni che ci stavano alla base di queste scelte.